Indagini serrate, ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha effettuato l'ennesimo blitz nell'ambito del piano di azione nazionale e transnazionale Focus 'Ndrangheta in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il blitz ha avuto come obiettivo di azione la piazza Garibaldi, viale Amendola, via 25 luglio, nonché la centralissima piazzetta San Marco, monitorate con numerosi controlli a persone e mezzi, con l'ausilio di oltre 100 uomini della Polizia di Stato. Ampia strategia operativa che mira ad aggredire le ramificazioni mafiose, indebolendo la rete di fiancheggiatori delle varie consorterie criminali, attuando controlli, perquisizioni in abitazioni e su strada, nei territori ritenuti a più alto tasso di pericolosità. Questa operazione quindi ha visto la collaborazione sia di uomini che di donne del reparto prevenzione crimine Calabria Meridionale di Siderno, con il supporto tecnico del personale specializzato del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica e con l'impiego di unità cinofile e l'utilizzo del sistema di georeferenzazione dei reati che consente l'individuazione delle strategie e la prevenzione dei reati distribuendo su tutto il territorio le risorse umane e strumentali idonee di Polizia di Stato. Durante i controlli sono stati sottoposti a esame veicoli, effettuati vari posti di blocco, contravvenzioni per infrazioni al codice della strada e vi sono stati altresì controlli ai esercizi pubblici. Il questore della provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, è soddisfatto dell'operato e proseguirà anche nei prossimi giorni senza soluzione di continuità i controlli in altre località ritenute ad alta densità mafiosa.